Allora, molto probabilmente il Brescia retrocederà, ma devo dire che almeno le volte che mi è capitato di vederla io, sfortuna, tanta anche a volte imprecisione, per carità, stasera Donnarumma ha fatto il mostro, per carità, sta lì per fare il mestiere suo e l'ha fatto, devo dire, molto bene. E poi niente, poi ha trovato questo gol in mischia, dove è stato bravo Rebic ancora una volta, entrato dalla panchina a risolvere la situazione. Per il resto, allora, io sono sincero, ho visto, cioè avevo due cellulari, in uno vedevo Empoli Chievo, perché comunque mi interessa la Serie B come campionato, però sotto c'avevo anche l'altro cellulare con Sky e davo un'occhiata ogni tanto a Brescia Milan. A me, ragazzi, devo dire, è piaciuto il Brescia. Chiaramente con tutti i limiti che può avere, ma ha fatto una gara gagliarda, una gara tosta. Come al solito, non finirò mai di dirlo, Tonali su tutti, prestazione maiuscola, gigantesca. E mi viene in mente quel lancio stupendo per Bisoli, ma mi viene in mente anche quella galoppata, perché è un regista un po' atipico, nel senso, sa fare regia, ma sa anche andare in percussione come farebbe un interno di centrocampo, per cui è un calciatore completo sotto ogni punto di vista, e in quella percussione isolata, diciamo, ha provato a battere di sinistro, ma poi, diciamo, gli è mancata la lucidità al momento. Poi Torregrossa è un altro che mi piace molto, e credo che, insomma, sia la prima maglia da dare in attacco, perché è uno che non lesina mai energie. Ed è pericoloso perché sa agire sia da attaccante esterno che si accentra e tira, ma essendo forte anche di testa sa agire anche come prima punta, per cui è un attaccante completo. E niente, dispiace per, diciamo, per Brescia, perché comunque si vede che prova a fare calcio, si vede che prova ed è sfortunato, e il Milan si vede che, insomma, l'arrivo di Ibrahimovic, oltre ad aver portato consapevolezza e unità del gruppo, magari più serietà negli allenamenti, non lo so, il Milan continua a vincere. Secondo me ha portato anche una buona dose di culo, che non guasta, ragazzi, cioè, per carità, non è che vuole essere una critica, il culo è importante, è fondamentale, soprattutto se devi vincere tante partite e risalire la china, perché adesso in tempo reale ci andiamo a vedere la classifica. È vero che, insomma, questa è la prima gara, devono giocare tutte le altre, per cui ci mancherebbe, però attualmente il Milan è a 31 con l'Atalanta a 35 e il posto utile è a 7 punti, il quarto posto per la Champions è a soli 7 punti, continuando a vincere. Io che sto da Roma mi sto preoccupando, chiaramente già mi preoccupavo dell'Atalanta e ora mi preoccupavo del Milan, speriamo nel derby.